Le transenne, i cartelli che indicano la chiusura della strada e le deviazioni da seguire. Tutto pronto in via Santa Bonavecchia per i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e il rifacimento dei sottoservizi. Tempi previsti 560 giorni, ovvero circa un anno e mezzo. Qui diverse le abitazioni che si affacciano lungo la strada e i residenti sono consapevoli degli inevitabili disagi a cui andranno incontro. Chiaramente, sicuramente è un disagio, anche perché tra poco iniziano le scuole e quindi sicuramente per chi transita questa strada è sicuramente un problema. Sicuramente, creano sicuramente disagi. Chiudere una strada così non sia un granché, perché passa un sacco di gente dalla Repubblica di là, quindi poi di qua c'è un sacco di case, non penso che possa in qualche modo essere utile. Sicuramente, perché comunque sembra che ci sia un tempo piuttosto lungo, ma però insomma secondo me ci sono anche strade alternative, quindi è solo questione di organizzarsi. Preoccupazioni però presto archiviate dalla consapevolezza dell'importanza degli interventi attesi qui da anni. Dopo tanti anni finalmente sistemano questa strada, perché io che la percorro in bicicletta, non dico giornalmente ma molto spesso, era diventata un pericolo. Sicuramente, perché comunque sembra che ci sia un tempo piuttosto lungo, ma però insomma secondo me ci sono anche strade alternative, quindi è solo questione di organizzarsi. Ci siano questi adeguamenti che hanno già richiesto da diverso tempo, se ne parla da un po' dell'adeguamento di questa strada. Poi se riguarda la ciclabile, niente di mai. Da questi lavori mi aspetterei soprattutto una sistemazione della strada e fare uno spazio per le biciclette. Per me è molto importante avere una ciclabile decente, perché sono già stata investita una volta. Lavori necessari, specialmente noi che andiamo in bicicletta dobbiamo avere la pista ciclabile, cui è un lavoro di un anno e mezzo, portiamo pazienza.